mi sono interessato appunto a questi conflitti cosiddetti dimenticati o conflitti di cui si parla poco. Sono stato 2 volte in Afghanistan, per 5 anni, da 5 anni sto seguendo il conflitto nel Donbass occupato dai russi, sono stato in Kosovo, nella Repubblica Centrafricana, ho seguito momenti di tensioni sociopolitiche in Tunisia, in Israele. Insomma, è un lavoro che ovviamente mi appassiona molto e ho anche avuto la fortuna di avere dei riscontri editoriali a tutti i servizi che ho fatto, principalmente pubblicati dalla stampa, al giornale in cui appunto lavoro, ma pubblicazioni che sono state anche fatte, riprese all'estero. Tu dici che parti come da freelance oppure hai comunque un appoggio del giornale? Ma guarda, la scelta di partire come freelance mi consente innanzitutto dei tempi di soggiorno, di lavoro che il giornale non potrebbe permettersi, perché a differenza di un qualsiasi collega che scriva, l'attività di un fotografo o di un videomaker richiede chiaramente maggior tempo. E quindi diciamo questa è la scelta di poter dedicare avere più tempo per stare sul posto, di poter approfondire la situazione, e poi è un maggior tempo necessario perché spesso in questi teatri basta un qualsiasi piccolissimo intoppo per stare magari bloccati per giorni. Un grande lavoro a monte che è tutta l'attività che è necessaria per capire dove si va, capire quale conflitto ci si sta prestando a documentare. Non è che si parte, si va sperando poi di riuscire a fotografare qualcosa, quindi l'attività documentativa è fondamentale, ovviamente. C'è poi un grosso lavoro per quanto riguarda poi le fonti in loco. Bisogna cioè accertarsi nei limiti del possibile, di avere delle buone fonti che ci permetteranno di poter arrivare dove dobbiamo realizzare i nostri servizi. E questa è sempre un po' una scommessa, perché talvolta si parte con la sicurezza di aver trovato il contatto giusto e poi può capitare che in realtà quel contatto non ci permetta di arrivare da dove vorremmo. Quindi c'è anche una grande attività, diciamo, di contatto, contatti tra l'altro che sono molto agevolati dai social, ecco. Devo dire che i social da questo punto di vista sono stati rivoluzionari in questi ultimi anni, perché ci permettono veramente di poter approfondire questi contatti. La parte logistica è fondamentale, banalmente è necessario avere dei permessi di lasciar passare per entrare nelle zone dei combattimenti, ma spesso questi permessi ci giustificano la nostra presenza in quelle aree, ma non è detto che ci permettano di arrivare laddove vorremmo. Quindi a questi permessi sovente è necessario accompagnare delle conoscenze sul posto che ci permettano veramente di poter fare il nostro lavoro. Bisogna avere una rete di conoscenze personali, anche perché in certe situazioni non sai mai chi è amico e chi non lo è. Esattamente, c'è questo aspetto, e poi c'è anche un aspetto, direi, non secondario per chi faccia questo mestiere: è facile cadere anche in contatti che possono essere anche contatti di propaganda. Ovviamente chi è lì cerca di farti vedere, di farci vedere la sua parte della medaglia. Ho avuto la fortuna di riuscire anche in qualche modo, lo dico senza timore di apparire troppo presuntuoso, ad accreditarmi innanzitutto per come faccio il mio lavoro. Intendo dire, nel momento in cui fai questo lavoro in modo oggettivo, in modo senza essere anche troppo invadente, questo è un aspetto anche molto importante che spesso le nuove generazioni non comprendono, no? Perché ci sono dei momenti in cui viene chiesto magari di non fotografare, no? E magari devi anche rinunciare a fare uno scatto perché magari viene detto perché c'è una situazione particolare. Ecco, devo dire che
di saper riconoscere questi limiti comunque che accredita con le persone con cui stai viaggiando e comunque ti apre delle porte. Io ricordo nel 2017 ero nel Donbass durante l'assedio della città di Avdiivka e grazie a questi contatti che ho in Ucraina riuscivo ad entrare e uscire dalla città sotto assedio senza alcun problema, lo facevo praticamente quotidianamente. Mentre io andavo appunto avanti e indietro, ricordo che c'era una troupe americana che per ben 3 giorni è rimasta in attesa all'ultimo block post per poter entrare nelle zone di combattimenti. Quindi ripeto, non è solo una questione di avere i lasciapassare, i permessi, è una questione anche, mi verrebbe da dire, di rapporti umani, no? Che sono la carta fondamentale per accreditarsi con le persone che vogliamo fotografare. In genere quanti colleghi ci sono incontri che incontri non con te ovviamente ma sul servizio? Adesso ad esempio ero in Artsakh, la Repubblica incastrata fra l'Armenia e l'Azerbaigian. Quando sono arrivato più o meno ci sono stati una decina di giornalisti internazionali. Quindi insomma situazioni di lavoro. È stata diciamo forse la situazione in cui ho avuto modo di incontrare più giornalisti in assoluto in questi anni. Tendenzialmente se posso mi muovo da solo, questo per avere maggiore libertà di movimento. In questo ultimo viaggio ero con un bravissimo collega italiano, Daniele Bellocchio. Siamo stati insieme per l'intero periodo, per oltre una settimana, nelle zone diciamo di combattimenti in Artsakh. In questo caso c'è stato veramente una sintonia notevole, per cui sono riuscito e anche Daniele è riuscito a lavorare con la massima libertà. Difficoltà particolari o situazioni particolari? Come sono arrivato a Stepanakert mi sono reso conto che quello che dovevo documentare era in città. Una città completamente spettrale, una città riconoscibile, ripeto, io ho fatto 2 volte in precedenza l'ex Nagorno-Karabakh, poi ribattezzato Repubblica dell'Artsakh. Stepanakert era una città molto vivace, decine di negozi, una città molto viva. Ecco, quello che ho trovato è stato completamente diverso, era una città fantasma, le poche persone rimaste continuano a vivere nei rifugi che sono gli scantinati spesso degli edifici, tutti i negozi, le uniche fonti di approvvigionamento di cibo, di vestiario sono delle distribuzioni che vengono fatte quotidianamente in città durante le pause dei bombardamenti. Ecco, quindi ho deciso di concentrare il mio lavoro proprio sulla città assediata, cercando di documentare come è costretta a vivere, come sono costrette a vivere poche persone rimaste in città. Consideriamo insomma che circa il 90% della popolazione stimata in circa 150.000 abitanti, è già stata costretta a fuggire in Armenia. Condizioni di vita in città sono veramente al limite. Tra l'altro è notizia di questi giorni, l'Azerbaigian, che già nel periodo in cui ero lì utilizzava le bombe cosiddette a grappolo, le cluster bomb, negli ultimi giorni sta addirittura utilizzando bombe a fosforo vietate dalla comunità internazionale. Ho avuto modo di incontrare in Artsakh alcuni colleghi che avevano documentato la guerra nell'ex Jugoslavia e non hanno esitato nel paragonare la situazione in Artsakh a quella di Sarajevo. In effetti la città è chiusa in una conca tra le montagne. Il tentativo di isolarla è già iniziato perché gli azerbaigiani sono a pochi chilometri da Shushi, che è una città che sta a monte di Stepanakert. Se riuscissero a conquistarla, a quel punto Stepanakert resterebbe chiusa in una sacca, come fu per Sarajevo durante quel conflitto. Questo è il primo servizio che ho fatto interamente con mirrorless.
sono passato da di poter fare il nome dell'attrezzatura che avevo anche prima, prima fotografavo con Nikon D850, macchina stupenda. Devo dire che ho deciso di alleggerirmi, quindi sono passato a Fuji X-T4, di cui sono rimasto molto molto soddisfatto, perché ho due corpi macchina, sono macchine molto molto robuste. Considera che ho lavorato praticamente una settimana sotto la pioggia e non ho avuto alcun problema. Tu di là riuscivi a mandare qualche cosa oppure quello che abbiamo visto l'abbiamo visto dopo che tu sei tornato? No, no, guarda, io facevo aggiornamenti praticamente quotidiani sul mio profilo Facebook, Instagram, quindi diciamo che tutto sommato le sere scaricavo il materiale, facevo come abitudine almeno due copie, due backup, e su un portatile facevo una prima post-produzione veloce. Avevi la disponibilità di wifi? Non sempre, il wifi spesso per giorni non c'era.